Ma sicuramente, bene, nel mio caso non me la prendo mai a male perché comunque io ho cominciato da pochissimo a fare questa cosa. Il mio primo disco è del 2009, quindi non mi lamento rispetto al percorso che ho fatto. Poi sì, che in Italia comunque si arrivi alla maturità, comunque ad avere a non essere più emergente ad un'età adulta, lo sappiamo, sappiamo anche quali sono le motivazioni di fondo. Voglio dire, gli Zen stanno suonando veramente da più di 10 anni, quindi penso che abbiano tutto il diritto di non essere considerati emergenti. È che ci si muove spesso in un ambito che non ha una grande visibilità nei contesti generalisti, e quindi per questo, anche se tu suoni da 20 anni, ma questa cosa si è mossa nell'ambito underground. E dal pubblico generalista viene sempre percepito come emergente. Io penso che questa volta. E mi auguro che in questi anni si possa, non è che debba affermarsi chissà come, però che comunque ci sia una maggiore percezione che esiste un mondo musicale fatto di progetti validi e di persone che hanno qualcosa da dire. Ma i miei riferimenti musicali devo dire che sono pochi perché non sto ascoltando tantissima musica, devo ammetterlo, negli ultimi tempi. Sono stato più vorace di musica in passato, però tanta della musica che ho ascoltato non credo che finisca nelle canzoni che scrivo. Poi non so se questa percezione è giusta, però siccome ho ascoltato tanta roba che non ha a che fare con la musica italiana e soprattutto non ha a che fare proprio strettamente con il cantautorato, ho sempre ascoltato altra roba. Penso che questo non abbia influenzato il mio modo di scrivere, per cui probabilmente è qualcosa che non ho ascoltato direttamente e che mi è arrivato da altre fonti, che mi ha influenzato nello scrivere canzoni all'italiana. Vedi, appena smetto di parlare parte il bravo. E applaudo per voi. Sì. Cioè, se preferiscono il cantato al parlato, devo dire che proprio parlo male. Allora, il pezzo si chiama Arrivederci Tristezza e apre il disco. Ve la faccio così, chitarra e voce, però sappiate che vengono molto meglio con la band e sarò qui a Genova il 15 marzo e mi hanno pagato profumatamente gli organizzatori per dire questa cosa, il 15 marzo, qui a Genova. Guarda come parte l'applauso da parte proprio degli organizzatori. Che ci sono. Che ci sono, certo, ma non minacciate. Mi spiace, mio caro intelletto, vattene a letto, dormici su. Che forse il tuo mondo perfetto non è perfetto come dici tu. Scusa mio caro cervello, sei come un fratello, ma adesso anche tu. Levami questo fardello che voglio provare a volare lassù. Milioni di libri non servono a niente, se servono solo a nutrire una mente che mente. Scusa mia cara ragione, passerò per coglione, ma è meglio così. Forse in virtù del tuo nome puoi avere ragione, ma stammi a sentire. Assiomi e teoremi non valgono niente, se l'occhio non vede che il cuore non sente più niente. Mia tenerezza, perché non durerà. Scusami ancora, mio cuore, se ho fatto l'amore che senza di te, ma sono più duro di un mulo. Ti ho preso per il culo e il culo è più giù. Miliardi di stelle ti dicono niente. Non dicono forse che il cielo è più grande, Dario, più grande di te. Questa dolcezza e domani chissà.